questo incontro sul mare e il fiume di Roma. Abbiamo pensato che parlare di queste due importanti risorse del nostro territorio era importante. Spesso diciamo, vengono un po' trascurate queste realtà del mare e del fiume, invece io credo che dobbiamo metterle, come dire, all'ordine del giorno, all'attenzione. Devo dire anche, visto che siamo alla festa del PD e il segretario Andrea Caso mi diceva deve essere anche questa festa un laboratorio per tirare fuori delle idee per il nostro programma, eccetera, ecco, quindi io penso che in un programma tra gli impegni del Partito Democratico debba esserci anche il fiume e il mare di Roma, che sono due risorse straordinarie, secondo me non valorizzate come dovrebbero. E quindi ecco lo spirito di questo incontro. Io ringrazio tutti i partecipanti, Agostino Biondo, non per ordine appunto, Agostino Biondo di Mare per Tutti di Ostia, Danilo Ruggero di Mare Libero, ci sono tutte le sigle, Zanchini, vicepresidente Legambiente, Amendola dell'associazione del Consorzio Tiberina, Cristiana Venali, responsabile per la regione del contratto di fiume, che è una cosa importante. Quindi sono tutti diciamo personalità. C'è anche il mio amico Bonafaccia che è venuto e che poi, se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, poi daremo la parola anche al pubblico. Quindi perché penso che sia importante parlare del nostro mare e del nostro fiume. Credo appunto, come dicevo prima, che del fiume se ne parla, come dire, quando ci sono le piene del Tevere per motivi di sicurezza, e del mare, io essendo anche adesso in trasferta a Ostia, diciamo che c'è un qualche problema, il famoso lungomuro di Ostia è lì e rimarrà lì. Noi pensavamo che diciamo il governo del cambiamento, diciamo così, avrebbe dovuto, perché fu un cavallo di battaglia anche loro, il lungomuro a Ostia, eccetera. Devo dire che nulla è stato fatto e temo che nulla si farà, mentre restituire la vista, il godimento, l'accesso del mare a Ostia dovrebbe essere un obiettivo necessario, perché io ho avuto alcuni episodi, ho incontrato tempo fa un gruppettino di turisti e giravano perché volevano andare al mare, perché non lo vedevano materialmente e perché gli stessi accessi al mare sono con questa soluzione di continuità, non a caso fu chiamato lungomuro, insomma, no? Praticamente tu non hai nemmeno la vista del mare, quindi la passeggiata a mare che si fa in tutte le cittadine rivierasche a Ostia non la fai sul marciapiede tra le macchine e gli stabilimenti, e quindi qualcosa bisogna fare, bisognerebbe fare per restituirgli il godimento del mare, insomma, e il profumo del mare, l'accessibilità al mare. Io però ho rubato la cosa, perché volevo introdurre, quindi io ho finito la mia parte, adesso quindi poi daremo la parola a tutti voi. Ecco, vorremmo rimettere in buona sostanza al centro dell'interesse del nostro partito e non solo il problema del fiume di Roma, ho parlato del mare, ma anche il Tevere, voglio dire, una grandissima risorsa, si vive un pochino d'estate con questi gazebi, queste cose, e poi viene dimenticato. Ecco, credo che anche lì bisognerebbe fare una riflessione, poi ciascuno di voi, chi per un verso o per un altro, ve ne siete interessati, e quindi lanciamo da questa riunione di oggi anche qualche proposta e qualcosa di concreto per il nostro fiume e il nostro mare.